La mancanza di passione politica in chi ci rappresenta crea la percezione nell'opinione pubblica che destra e sinistra siano la stessa cosa. In realtà, noi progressisti abbiamo un vantaggio competitivo sugli altri perché ideologicamente sappiamo interpretare il cambiamento connaturato nella società. Parola di Antonello Caporale, il giornalista prima della Repubblica, oggi del Fatto, opinionista, ospite abituale nelle trasmissioni di approfondimento politico sulle TV nazionali. Torna a Venafro per la presentazione di Destra, Sinistra e viceversa, il libro scritto a quattro mani con Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio. Chi è il progressista? È colui che vuole mutare il proprio destino, è colui che vuole avere un mondo diverso da quello che è, vuole conquistare diritti, vuole conquistare benessere, vuole conquistare spazi di civiltà. Invece l'abbiamo trasformata la sinistra in una sorta di, molte volte, di sintesi, estetica e informale di un movimento che occupa solo il potere. Occupa sempre il potere, non si fa riconoscere più nel suo benessere progressista ed è sempre più simile agli altri. Ecco, la colpa è della passione che manca. Caporale alla Palazzina Liberty nell'ambito del quarto appuntamento della rassegna I libri del venerdì di Città Nuova. Come vedi questa regione? Addormentata, supina. Venafro invece ha un clima più vivace, più florido. Ho visto un sacco di ragazzi per strada. Mi piace il paese, però mediamente è una regione che mollisani, no? Che vive sulle spalle dell'assistenza perché immagina che ogni attività sia sempre frutto di una mediazione al ribasso col potere centrale e non ha fiducia dei propri talenti, che secondo me ci sono e sono bellissimi. Ci crede poco in se stessa. Se il Molise fosse una bella ragazza, direi: vai da uno psicologo e fatti fare quei grandi training autogeni, cioè io ce la faccio, io ce la faccio, io ce la faccio.